9 persone sotto analisi sono attualmente nelle proprie abitazioni, come da protocollo diffuso da Regione Lombardia e dall'Agenzia di Tutela della Salute, ed osservano le prescrizioni mediche che sono state riservate loro. Cominciava così 2 anni fa uno dei nostri primi servizi TV dedicati al virus responsabile di uno stravolgimento epocale, in quei giorni appena entrato a far parte delle nostre vite e del quale ancora tanto ci sarebbe stato da scoprire. Era il 21 febbraio del 2020 e solo 24 ore prima, all'ospedale di Codogno, era arrivato l'esito del tampone di un giovane paziente, Mattia Maestri, positivo. Per tutti sarebbe divenuto il paziente 1. Ecco, da quel momento tutto cambia. Con Mattia quel virus arrivato dalla Cina è tra noi. Da lì a 2 giorni il caso del primo valtellinese ufficialmente positivo al Covid-19, un 17enne originario dell'Alta Valle, studente in un istituto agrario dell'Odigiano. Dopo il caso del 17enne originario di Premadio, risultato positivo al test ed ora ricoverato presso l'ospedale di Lecco, e le condizioni del quale sono in netto miglioramento, sono attualmente in corso le ultime analisi sui 9 tamponi effettuati ad altrettante persone entrate in contatto con il giovane. I casi aumentano rapidamente, Lombardia e Veneto, poi tutto il resto d'Italia. Chiudono le scuole, nasce la DAD e lo smart working. Il 9 marzo il governo Conte impone il primo lockdown. Cambia tutto, sale vertiginosamente il numero delle vittime. Andrà tutto bene, si canta dai balconi. Nelle RSA intanto i nonni muoiono e l'ospedale Morelli di Sondalo diviene polo Covid. Ospiterà tanti, tantissimi pazienti, anche quelli provenienti dalla martoriata Bergamo, fino ad oggi. Il tempo passa ed è passato così. Tra DAD, smart working, no vax, no mask, tamponi, ristori e green pass. Eccoli, questi 2 anni scanditi da una paura con cui abbiamo imparato a convivere. A volte sembrano essere stati lunghissimi, altre volte volati via e neanche vissuti. 12.427.773 il totale dei contagiati solamente in Italia e 152.848 i decessi. Adesso che vediamo la luce, cerchiamo di non dimenticare.